SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Proseguono le indagini a Cervia per fare chiarezza sulla presunta violenza sessuale consumatasi nella serata di lunedì. Il 36enne accusato si difende raccontando di come la donna fosse in un primo momento consenziente. L'uomo è stato sentito dai giudici. Saranno resi noti tra circa 60 giorni i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Antonio Rinelli, il 46enne morto nel Cesenate a seguito di una colluttazione con il nuovo compagno della sua ex. Si fa strada in queste ore l'ipotesi che l'uomo possa aver avuto un malore durante la violenta lite. Ha preso il via a Bologna il processo d'appello bis per Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo, condannata prima e assolta poi dall'accusa di aver ucciso una paziente. Novità di questa giornata, una cartellina medica che finora non era mai stata mostrata. Sono stati presentati a Rimini i progetti ventennali che la città vuole sviluppare grazie al piano strategico. I finanziamenti ammontano a 350 milioni di euro allo scopo di ridisegnare la città da oggi fino al 2039. Negli ultimi 12 anni di vita sono stati 110 milioni spesi sul territorio. L'industria manifatturiera romagnola registra un calo dello 0,7% rispetto al 2017. Sono questi i dati divulgati dalla Camera di Commercio della Romagna, basati su quanto analizzato su 6.175 imprese attive, delle quali il 73,5% sono artigiani. E infine nello sport, la pallamano è autentica festa per la nazionale del CT Trillini al Pala Catani di Faenza. La selezione azzurra si impone sulla Slovacchia con il punteggio di 26-23 e si rilancia nel proprio girone di qualificazione a Euro 2020. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A voi tutti ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. In primo piano il presunto stupro di Cervia, il 36enne arrestato si dice innocente e dice che la donna era consenziente. Lei era d'accordo, non c'è stata nessuna violenza sessuale. Si difende così il 36enne accusato di aver violentato una donna disabile sulla spiaggia di Cervia. L'uomo, originario di Ivrea ma residente in Romagna da diversi anni, è stato sentito mercoledì dagli investigatori, ai quali ha raccontato la sua versione dei fatti, che si discosta e non di poco da quella fornita dall'accusa, così come riportato dalla stampa locale. Quel che è certo è che tutto si è svolto lunedì intorno alle 8 di sera. I due si incontrano lungo Via dei Mille. Il 36enne si offre di accompagnare a casa la donna, una cinquantenne con problemi di disabilità, e la carica sul cannone della propria bici. A quel punto la storia prende due strade differenti. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe portato la vittima dietro a uno stabilimento balneare e avrebbe iniziato ad abusare di lei. Versione totalmente smentita dall'uomo, che ha dichiarato che la donna era consenziente, anzi sarebbe stata proprio lei a proporgli in un primo momento di andare a casa sua rivolgendogli baci ed effusioni. La vicenda si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri, avvisati da un'altra persona che dalla finestra della propria abitazione ha notato dei movimenti sospetti provenire dalla spiaggia. Alla presenza dei militari, la donna, che soffre anche di problemi psichici, si è mostrata impaurita e confusa, tanto che è stata scortata in pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 10 giorni. Per l'uomo invece è scattato l'arresto in flagranza di reato, nell'attesa che siano le indagini a chiarire definitivamente la dinamica dei fatti. Due anziani ultra novantenni, marito e moglie, sono stati sequestrati oggi nel loro appartamento di Rimini da 3 individui a scopo di rapina. Erano circa le 9 del mattino, 3 uomini dell'apparente età tra i 30 e i 40 anni hanno bussato alla porta spacciandosi per tecnici del gas, raccontando di una fuga di metano. Una volta entrati, la donna è stata rinchiusa in cucina mentre l'uomo disabile è bloccato in un'altra stanza. Il colpo avrebbe fruttato circa 3.000 euro tra contatti e gioielli. I malviventi sono poi fuggiti. Sul fatto indaga la squadra mobile della polizia. 2 giorni fa si è verificato nella città romagnola un caso simile. La vittima era una donna anziana derubata di soldi preziosi da finti appartenenti alle forze dell'ordine.
Arriveranno tra circa 60 giorni i risultati dell'autopsia sul cadavere dell'uomo deceduto durante una lite con il rivale in amore. Siamo nel Cesenate. Le prime indiscrezioni parlerebbero di un malore. Tra le ipotesi ventilate sin da subito per la morte del 46enne Antonio Rinelli, deceduto durante una lite a San Mauro Mare con il nuovo compagno della sua ex fidanzata, c'era anche quella del malore e l'autopsia effettuata mercoledì avrebbe dato riscontro in questa direzione. Nell'indagine autoptica disposta dalla procura, durata oltre 3 ore, il medico legale non avrebbe riscontrato lesioni tali da causare la morte dell'uomo, che potrebbe essere quindi deceduto per un malore legato alla situazione concitata. Avrà 2 mesi di tempo ora l'anatomopatologo per consegnare le indicazioni dettagliate con le motivazioni del decesso, ma le prime indiscrezioni avrebbero escluso lesioni craniche o interne procurate dalle botte, tali da provocarne la morte. Nel frattempo Mirko Guerrini, il 44enne indagato per omicidio preterintenzionale dopo la colluttazione con Rinelli, rimane ricoverato al Bufalini di Cesena e soltanto dopo i risultati delle indagini autoptiche potrebbe essere accusato di omicidio colposo. Brutto incidente stradale oggi verso le 11 a Ravenna, nella zona della Questura. Dalla prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale, un'auto Suzuki Vitara condotta da un 67enne era ferma ad un incrocio quando una 78enne in sella alla propria bicicletta sarebbe arrivata da dietro tamponando la vettura. La donna sarebbe caduta a terra battendo violentemente la testa perdendo molto sangue. Il personale sanitario intervenuto con auto medicalizzata ed ambulanza ne ha constatato le gravissime condizioni e ne ha disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa al traffico per i soccorsi e i rilievi della municipale. È iniziato a Bologna il processo d'appello bis nei confronti dell'ex infermiera di Lugo, Daniela Poggiali, per la morte della paziente Rosa Calderoni. Vediamo cosa è successo. È iniziato a Bologna il processo di appello bis che vede imputata Daniela Poggiali, l'infermiera dell'ospedale di Lugo, accusata dell'omicidio pluriaggravato della paziente 78enne Rosa Calderoni, morta all'Umberto I l'8 aprile 2014, omicidio per il quale Poggiali era stata assolta 2 anni fa in appello, sentenza poi annullata dalla Cassazione nel 2018. Nella prima udienza c'era come testimone Emanuela Alci, figlia della vittima, l'ultima persona a vedere Calderoni in vita prima degli effetti di quella che l'accusa è convinta sia stata un'iniezione letale di cloruro di potassio. Dopo di lei a parlare è stata Yvonne Zoffoli, a suo tempo direttrice del presidio ospedaliero lughese, che ha inaspettatamente tirato in ballo una cartellina contenente i referti delle analisi svolte il pomeriggio della morte della paziente. Cartellina che, ha spiegato la dottoressa, non aveva mostrato prima perché non le era stato chiesto. Ed è stato sentito anche Maurizio Taglioni, allora responsabile della direzione infermieristica, che raggiunse con una collega i locali dell'ex cucina per prelevare i reperti. L'uomo ha raccontato come in quella sala trovò un unico deflussore, a quanto pare quello della defunta, nel quale furono poi trovate elevate concentrazioni di potassio. Emerge oggi la notizia che nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni dopo che questo avrebbe segregato e picchiato nella camera di un residence di Viserba nel Riminese l'ex compagno fino a rompergli 2 costole. I 2 in passato erano stati legati sentimentalmente e continuavano a vedersi in quanto avevano adottato a quanto pare un cane insieme. L'autore del gesto, un cubano che aveva già alzato le mani sul compagno, non avrebbe accettato la fine della relazione. La vittima, un 58enne del posto, è riuscita a dare l'allarme informando un amico che ha poi allertato le forze dell'ordine. Una volta intervenuti, i militari hanno tratto in arresto il 41enne per lesioni e sequestro di persona. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. E ora andiamo nel bolognese, dove è stato arrestato un finto promotore finanziario, truffate tantissime persone. Presentandosi come un promotore finanziario, quando in realtà non lo era, un 30enne pugliese residente a Ozzano gestiva i risparmi di alcuni clienti e in pochi anni, secondo la Guardia di Finanza, avrebbe intascato 400.000 euro. Le Fiamme Gialle, dopo aver ricostruito tutto con il coordinamento del PM Michela Guidi, lo hanno denunciato per truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Senza essere iscritto a nessun albo, incluso quello dei consulenti finanziari, dal 2015 sarebbe riuscito a creare un rapporto di fiducia con i risparmiatori, promettendo
promettendogli ingenti guadagni, tanto che gli hanno affidato la gestione del denaro. Per assicurarli sulla bontà degli investimenti, secondo la Guardia di Finanza, il finto promotore avrebbe versato una tantum piccole somme a titolo di anticipo sugli interessi prodotti, facendo credere ai clienti che la maggior parte del credito maturato fosse stato spostato su società di diritto inglesi, di cui simulava l'esistenza attraverso documenti creati ad hoc, grazie alle quali sarebbe stato possibile incrementare ulteriormente i guadagni. Il meccanismo però è saltato quando una delle vittime della truffa si è rivolta alle Fiamme Gialle, stanca di ricevere rinvii da parte del promotore alle sue richieste di tornare in possesso delle somme di denaro che gli aveva affidato. A carico del trentenne è stato anche eseguito un provvedimento di sequestro di tutti i conti correnti nella sua disponibilità. Il ministro degli interni Matteo Salvini ha scritto una lettera al comune di Rimini in merito alla realizzazione della cittadella della sicurezza nell'immobile di via Ugo Bassi. Come comunica una nota del comune, il ministro scrive di essere a conoscenza delle ulteriori difficoltà emerse ai fini della realizzazione della cittadella stessa della sicurezza, un progetto che sposa, dice il ministro, le necessità della riqualificazione di una vasta area del territorio della città con il rafforzamento e l'efficientamento della presenza dei presidi di polizia. I miei uffici, dice Salvini, stanno esplorando tutte le strade possibili, ivi compreso il ricorso a uno specifico intervento normativo volto a rimuovere alcuni degli impedimenti tecnico-finanziari che hanno indotto l'ente previdenziale a declinare ogni ipotesi di acquisizione del bene. Parallelamente, prosegue, è stata pure avanzata una proposta di acquisto del compendio immobiliare di Via Bassi da parte di questa amministrazione a valere su fondi CIPE. Il responsabile dell'interno conclude, indirizzandosi al sindaco Gnassi, sarà mia cura aggiornarla sui seguiti di tali iniziative in vista di un nostro incontro sull'argomento. Soddisfatto il primo cittadino di Rimini. Restiamo a Rimini parlando di piano strategico che si avvia a una nuova fase di sviluppo di progetti per la città con un orizzonte temporale ventennale. Sono attese le idee dei cittadini e l'impulso dell'università. Vediamo. Che immagine avrà la città di Rimini nel 2039? È ciò che si domandano i pianificatori del piano strategico di Rimini, il laboratorio che nei suoi primi 12 anni di vita ha raccolto finanziamenti per 110 milioni di euro e partorito idee come il rifacimento fognario, la riqualificazione di Piazza Malatesta e dell'invaso del ponte di Tiberio. Fondi che hanno attivato progetti per un valore di 350 milioni di euro. Come una famiglia si programma, se devo fare una casa faccio un mutuo, si programma anche sul lungo periodo. La città di Rimini ha scommesso sulla pianificazione strategica, guardare agli obiettivi del presente anche con un'ottica di futuro. Il piano strategico è nato nel 2007 e da allora la crisi ha travolto il tessuto economico locale. Nella provincia di Rimini si è perso il 14% delle imprese attive, mentre il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato. Per questo, dalla nuova sede di Piazza Cavour si sente l'esigenza di investire in una pianificazione a lungo termine. Le persone ci fanno presente che abbiamo necessità di intercettare nuove esigenze che sono legate al come vivono le persone, al disagio che spesso provano, ai pericoli che la globalizzazione ha portato sul territorio. Assessore, la regione che considerazione ha dell'approccio che ha Rimini verso la progettazione a lungo termine? Beh, un'innovazione che non smette mai di stupire, perché in questi anni abbiamo lavorato accanto all'amministrazione comunale di Rimini a tutte le risorse presenti nel territorio per definire un respiro, un pensiero lungo della strategia, diciamo, di crescita, di sviluppo e di sostenibilità del territorio, nella speranza che questa buona pratica appunto diventi prassi comune nell'ambito delle aree vaste, soprattutto affinché si pensi il territorio in termini strategici. È partita la campagna straordinaria di AUSL Romagna per quanto riguarda la vaccinazione contro il morbillo, è rivolta a giovani e adulti. Sono tanti infatti i casi di malattia che si sono verificati sul territorio, in particolare a Rimini, dove è in corso un focolaio epidemico che finora ha coinvolto 36 persone. Questo è il motivo per cui sono già state inviate centinaia di lettere ai cittadini che risultano non immunizzati dal virus e che potranno recarsi negli ambulatori per vaccinarsi gratuitamente. Nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna gli interessati sono tutti quelli nati tra il 1980 e il 1989, mentre a Rimini il rischio di contagio riguarda prevalentemente i soggetti tra i 17 e i 20 anni. Si inizia ad entrare nel vivo anche a Forlì per quanto riguarda la campagna elettorale. Oggi, prima tappa, andiamo a incontrare il candidato di centrosinistra, Giorgio Calderoni. Ha presentato il suo programma nella sede del suo comitato elettorale Giorgio Calderoni, magistrato amministrativo e candidato sindaco del centrosinistra di Forlì.
Si parte da una città collaborativa, cosa significa? Significa estendere il confronto e la collaborazione pubblico-privato in ogni settore, sociale, economico, culturale, sportivo, perché solo così si mettono a frutto al meglio le risorse della città. Lei ha parlato anche di patto per il lavoro, come verrà strutturato? Strutturazione è ancora un termine impegnativo, c'è un patto per il lavoro a livello regionale molto strutturato. Se siamo una città collaborativa è nella collaborazione con i soggetti sociali, imprenditori e sindacati che verrà costruito le modalità del nostro patto, che dovranno pensare all'occupazione di oggi, al lavoro che già c'è e al lavoro da creare nella nostra città e che ce n'è tanto. Cuore pulsante della città, il centro storico che ha bisogno di particolari attenzioni, le sue idee? Le mie idee sono utilizzare i parcheggi che già esistono e che vanno ammodernati, ristrutturati, resi un elemento di decoro urbano, parcheggio di via dei Girolimini, parcheggio di fronte all'Avis, vanno rapportati alle realtà circostanti, resi immobili di livello europeo con parcheggi multipiano, strutturati con vetri, con arredo verde, in modo da poter creare posti auto da concedere in affitto o in proprietà ai residenti, togliendo le auto dalle strade e dalle piazze più belle della nostra città. Parliamo di economia con l'industria manifatturiera romagnola, che registra un calo dello 0,7% rispetto al 2017. Solo uno dei dati riguardanti il settore emerso da un recente rapporto della Camera di Commercio della Romagna relativo ovviamente al 2018. Sono 6.175 le imprese manifatturiere attive in Romagna, ovvero l'8,7% del totale, e il 73,5% di queste sono artigiane. A fare il punto della situazione sono i dati emersi dall'Osservatorio Economico Territoriale della Camera di Commercio della Romagna dopo le presentazioni del rapporto sull'economia del 2018. Tuttavia, al 31 dicembre, il settore registra una flessione dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Gli addetti del settore manifatturiero sono il 22% del totale sul territorio romagnolo, oltre un quinto se si prende in considerazione l'intera regione. Venendo alle province, quella di Forlì-Cesena conta 3.592 imprese attive e vede tra i comparti di maggior rilevanza quello dei prodotti in metallo, seguito da macchinari e alimentari. Situazione differente riguarda il territorio riminese, con 2.583 imprese. In questo caso la maggior parte si occupa della produzione di abbigliamento e accessori, seguita da prodotti in metallo, legno e mobili. 500 studenti di Rimini sono stati coinvolti in un progetto contro lo spreco alimentare. Il cibo buttato in provincia ogni anno vale decine di milioni di euro. Nella provincia di Rimini si sprecano ogni anno 80 milioni di euro di cibo se si applica al PIL locale la percentuale media nazionale di spreco, ma il timore è che siano molti di più considerata la concentrazione di cucine di hotel e ristoranti nella riviera. Il progetto Cibiamo ha coinvolto 500 studenti tra la scuola media di Miramare e l'istituto alberghiero Malatesta di Rimini per sensibilizzare tante famiglie sul tema. La presenza oggi di oltre 200 ragazzi che hanno affrontato questo argomento e oggi ne parlano insieme a coloro che hanno organizzato questo evento, credo che sia molto significativa ed è molto importante. I ragazzi della scuola media hanno approfondito il tema dello spreco usando i linguaggi delle discipline di studio, acquisendo anche dei comportamenti virtuosi che poi hanno disseminato in famiglia. I ragazzi dell'alberghiero hanno sperimentato nelle esperienze di laboratorio delle tecniche proprio per diminuire gli scarti nelle lavorazioni. Voi pensate che la maggior parte dello spreco alimentare si fa dentro le mura domestiche e per questo è importante sensibilizzare soprattutto i giovani, in questo caso i giovanissimi, perché noi ci siamo rivolti ai ragazzi delle scuole medie inferiori, a sensibilizzarli a contrastare questo fenomeno, a cambiare i loro comportamenti. Ferrara, i carabinieri hanno arrestato un 44enne originario della provincia di Milano, senza fissa dimora e pregiudicato, poiché è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso nel febbraio scorso dall'autorità giudiziaria Meneghina. L'uomo deve scontare una pena di 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.
Rimini, un 72enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva ottenuto il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali per evitare il carcere, ma aveva comunque violato più volte le prescrizioni, facendo così scattare l'aggravamento del provvedimento. Forlì, la Giunta Comunale ha deliberato uno stanziamento di 70.800 euro per il biennio 2019-2020 da destinarsi alle edicole che aderiranno al sistema di informazione e accoglienza turistica diffusa. Il contributo assegnato sarà di 600 euro per ciascuna edicolante che prenderà parte al progetto. Rimini supera quota 800.000 euro il totale recuperato dal Comune sulle rette insolute dei servizi educativi per le annualità 2016-2017. Diminuiscono i tempi di recupero visto che in soli 15 giorni, dall'invio dei solleciti per l'annualità 2018, sono tornate nelle casse comunali quasi 10.000 euro. La linea ora passa alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. In apertura ci dedichiamo alla pallamano perché si è chiuso in bellezza il match tra Italia e Slovacchia alla Pallacattani di Faenza. La sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020 ha visto imporsi gli azzurri sul 26-23. Sentiamo. È servita tutta la carica dei 4.000 del Pallacattani di Faenza per sbloccare la nazionale del CT Trillini, che ha sconfitto la Slovacchia sul 26-23, conquistando così i primi due punti del proprio girone di qualificazione in vista degli europei del 2020, quello che vede Russia e Ungheria al comando a quota 4 e gli azzurri ora tornati in corsa. Parte forte l'Italia che dopo un amen si ritrova sul 5-1 con Bulzamini e Moretti scatenati. Il rientro della Slovacchia non spaventa i padroni di casa che allungano sino al 12-7, salvo poi incassare l'accorcio sul meno 3, proprio nel finale della prima frazione di gioco, complice anche un rigore fallito da Moretti. Nella ripresa è ancora l'Italia a dettare legge, la squadra di Trillini vola sino al più 6 sul 20-14, ma poi incassa un altro ritorno degli ospiti che si affidano alla prolificità di Matej Mikita per rimettere tutto in discussione con un parziale di 4-0. L'ultimo brivido prima del rush finale che premia gli azzurri grazie ai sigilli di Turković ed Apiran, quelli della staffa. Ora l'Italia cercherà l'impresa nella trasferta di domenica a Povaska Bistrica per affidarsi poi alle decisive sfide contro le leader del girone. Passiamo al tennis. Nessuna sorpresa nelle liste delle convocazioni emesse dalla CT Tatiana Garbin in vista del match di Fed Cup contro la Russia in programma per il 20 e il 21 aprile. L'Italia si affiderà a Camilla Giorgi e Sara Errani per cercare di sovvertire il pronostico sfavorevole sulla terra indoor di Mosca e conquistarsi così la permanenza nel World Group 2. La massese sarà ancora una volta il perno della nazionale, nonostante il recente periodo di difficoltà al termine del rientro dalla squalifica. E per quanto riguarda invece il calcio a 5, il capitombolo casalingo contro il CUS Ancona ha reso la possibilità di accesso ai play-off della Favenzia un'eventualità molto remota. La delusione è palpabile in casa Manfreda e il tecnico Placuzzi non le ha certo mandate a dire, come scopriamo nel servizio. Questo fallimento, perché oggi possiamo dire che è il nostro fallimento, è la cosa che forse è la cosa più negativa della mia carriera tra giocatore e allenatore, perché mi aspettavo tanto e invece non sono stato capace di tirare fuori quello che dovevo tirare fuori, e quindi il maggior responsabile credo di essere io e faccio sicuramente, mi servirà da lezione, però è giusto che ci facciamo un mea culpa importante. Ecco, i playoff sono praticamente andati via, quanto rammarico c'è? No, ma i playoff noi non possiamo farli ed è giusto. Ed è giusto perché una squadra che ha le palle, scusate il termine, e non approccia una partita decisiva in questo modo, approccia una partita con paura, e il giocatore di qualità non ha dato qualità, il giocatore di temperamento non ha dato temperamento, alla fine qualcuno dei miei giocatori ha sentito anche dire cose che non mi sono piaciute in confronto dei compagni, ma sta settimana faranno i conti con me,
e anche perché fino per altre due settimane sono io l'allenatore del Favente, per fortuna poi ognuno andrà per la propria strada, perché non è giusto continuare a dare queste insoddisfazioni alla società. E quindi il mio rammarico è fortissimo, però il problema è che credo che questo rammarico, tolta la società, tra staff e giocatori siamo forse in 6 o 7 ad averlo, e questa è la cosa che mi dispiace di più. È tutto per questa nostra pagina sportiva, vi ringrazio per essere stati qui con noi, arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora seguiamo insieme le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Un peggioramento del tempo più corposo ha interessato nelle ultime ore la nostra regione. Anche la giornata di venerdì inizierà con il colore grigio. I cieli infatti in mattinata saranno per lo più coperti, con qualche debole precipitazione sparsa e qualche fiocco di neve mediamente oltre i 1300-1400 metri sul nostro Appennino. Nel corso del pomeriggio sarà ancora possibile qualche veloce rovescio, ma in un contesto più variabile, quindi sarà possibile anche qualche schiarita, specialmente sulle aree pianeggianti a ridosso delle aree collinari. La ventilazione sarà ancora sostenuta da est-nord-est, con il mare mosso almeno in mattinata. Le temperature saranno in calo nei valori massimi e saranno comprese tra 11 e più 14 gradi, valori minimi intorno ai 9-11 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Prima di salutarci, rivediamo insieme i fatti principali di questo telegiornale della sera. Proseguono le indagini a Cervia per fare chiarezza sulla presunta violenza sessuale consumatasi nella serata di lunedì. Il 36enne accusato si difende raccontando di come la donna fosse in un primo momento consenziente. L'uomo è stato sentito dai giudici. Saranno resi noti tra circa 60 giorni i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Antonio Rinelli, il 46enne morto nel Cesenate a seguito di una colluttazione con il nuovo compagno della sua ex. Si fa strada in queste ore l'ipotesi che l'uomo possa aver avuto un malore durante la violenta lite. Ha preso il via a Bologna il processo d'appello bis per Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo, condannata prima e assolta poi dall'accusa di aver ucciso una paziente. Novità di questa giornata, una cartellina medica che finora non era mai stata mostrata. Sono stati presentati a Rimini i progetti ventennali che la città vuole sviluppare grazie al piano strategico. I finanziamenti ammontano a 350 milioni di euro allo scopo di ridisegnare la città da oggi fino al 2039. Negli ultimi 12 anni di vita sono stati 110 milioni spesi sul territorio. L'industria manifatturiera romagnola registra un calo dello 0,7% rispetto al 2017. Sono questi i dati divulgati dalla Camera di Commercio della Romagna, basati su quanto analizzato su 6.175 imprese attive, delle quali il 73,5% sono artigiani. E infine nello sport, la pallamano è autentica festa per la nazionale del CT Trillini al Pala Catani di Faenza. La selezione azzurra si impone sulla Slovacchia con il punteggio di 26-23 e si rilancia nel proprio girone di qualificazione a Euro 2020. Prima di salutarci, velocemente sul nostro portale tr24.it, perché dopo un rinvio iniziale si è svolta oggi la perizia sul viadotto Puleto in E45 al confine fra le province di Arezzo e Forlì Cesena. L'ingegner Claudio Modena, perito incaricato dal GIP di Arezzo, ha eseguito il sopralluogo, finalizzato l'incidente probatorio. Lo ha fatto tramite una piattaforma speciale, detta piattaforma sottoponte, che ha permesso ai tecnici di avvicinarsi agli appoggi della struttura. Il perito, alla presenza dei consulenti della procura e di quelli di parte, sono 5 in tutto gli indagati, ha esaminato le parti ritenute più degradate del viadotto. Il risultato della sua perizia sarà determinante per la ripartenza dei lavori di rinforzo dei giunti e per l'eventuale nulla osta per la riapertura al traffico dei mezzi pesanti, che attualmente è vietata. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. L'informazione prosegue online sul nostro portale tr24.it, ma noi torniamo domani mattina
sulle nostre reti a partire dalle ore 7. Avete tutti una buona serata e un buon proseguimento. Infotech, il partner HP in Romagna. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.